Ginevra Lombardi, ricercatrice universitaria in economia rurale, si candida a sindaco di Pistoia, sostenuta dalle liste Pistoia Movimento e Pistoia Cambia. È stata assessore nella giunta Bertinelli per circa un anno, dopodiché se n'è andata per contrasti interni, contrasti ovviamente politici, oltre che anche operativi, probabilmente poi ce lo dirà. Qualcuno ha sostenuto che questa candidatura, oltre all'importanza che può avere una scelta per fare delle cose per la città, sembra sia anche una sorta di rivalsa nei confronti del sindaco. Che c'è di vero in questo? Ma questo lo lascio giudicare alle persone, cioè chi pensa che si faccia politica a scopi personali probabilmente ha una visione della politica malata ed è bene che si dedichi ad altro, cioè pensare che una persona possa intraprendere un'attività di tipo politico per scopi personali, per motivi individuali, credo che sia appunto una visione della politica che in qualche modo andrebbe rivista, rivisitata e anche respinta al mittente, cioè non credo che nessuno in città abbia potuto dare credito a questo tipo di visione, anche perché la mia vita non è cominciata quando sono entrata in assessorato, faccio attività nei comitati da più di 30 anni e quindi a Pistoia mi conoscono un po' tutti e si sa benissimo che questa candidatura non nasce come conseguenza dell'assessorato, ma semmai io ho avuto l'assessorato perché impegnata con i comitati e questa candidatura riprende coerentemente il percorso e non è un percorso appunto legato a una persona o a una storia, è un percorso legato a una collettività, a una storia di comitati che mette al centro i problemi della città e non le persone, come diciamo un certo modo di far politica invece tende a fare. Lei aveva l'assessorato all'ambiente ed è attivista di Lega Ambiente, per cui c'è un'attenzione particolare a questo settore, per cui cosa avrebbe voluto fare e cosa farà? Poi parleremo anche degli altri punti che lei ha nel suo decalogo, quali sono le cose che dal punto di vista ambientale vorrebbe fare? Allora, l'ambiente non è un settore da affrontare, l'ambiente è qualcosa che in qualche modo qualifica tutto l'agire politico, quindi non c'è un campo nel nostro programma che va dall'economia al sociale che non tenga attenzione alle questioni ambientali. Poi c'è un merito specifico di azioni specifiche da intraprendere. Il Comune di Pistoia è indietro su tutti i parametri e tutti gli obiettivi previsti dalla legge, sia per quanto riguarda per esempio la fognatura e depurazione, siamo sotto infrazione dall'Unione Europea, perché noi ancora consentiamo gli scarichi fognari nelle acque fluviali, nonostante la nostra tariffa sia una delle tariffe più care d'Italia, cioè gli utenti pagano la depurazione a Publiacqua insieme alla bolletta dell'acqua e nonostante questo il nostro comune stenta a rispettare l'ambiente e ancora più grave a rispettare le normative europee e le leggi nazionali. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti siamo allo stesso livello, cioè non raggiungiamo la quota minima prevista dalla legge per la frazione differenziata, cioè noi mandiamo all'incenerimento e in discarica una quantità di rifiuti superiore a quello che è previsto dalla legge. Per questo i cittadini pistoiesi pagano un'ecotassa insieme alla tassa sui rifiuti e questo è dovuto semplicemente a delle scelte, non è che noi pistoiesi siamo meno capaci o meno attenti all'ambiente, è il sistema di raccolta che peraltro l'azienda che gestisce il nostro servizio di raccolta dei rifiuti, ex Publiambiente, oggi Alias, applica in altri comuni, cioè la raccolta porta a porta con tariffazione puntuale, ossia io pago in base a quanti rifiuti indifferenziati produco e quindi mando in discarica, che è coerente con il principio europeo del chi inquina paga. Lei ha scelto fra i due simboli Pistoia Cambia. Per cambiare una città deve cambiare anche la macchina amministrativa.
Ritiene che sarà possibile cambiare una macchina amministrativa così consolidata? Allora, la macchina amministrativa non ha bisogno di essere cambiata, ha bisogno di recuperare il suo rapporto con la politica e con la città. Questa macchina comunale in cinque anni di amministrazione è stata riorganizzata almeno 4 volte. Non si può pensare di cambiare dagli uffici competenze, capacità continuamente, facendo sì che in qualche modo i servizi vengano continuamente gestiti e organizzati da persone diverse e pretendendo che la macchina comunale funzioni. Cioè, se questa fosse stata un'azienda privata sarebbe fallita, perché non è possibile cambiare continuamente le persone che si occupano da tempo, che hanno delle esperienze, delle conoscenze, dei contatti con la città, metterle in un altro ufficio per poi rimetterle ancora in un altro ufficio e alla fine di questo periodo riportarle nella posizione iniziale. Questo è il primo punto. La macchina comunale non è un oggetto della politica, deve diventare il soggetto principale che collabora alla definizione delle azioni e delle politiche insieme alla città, insieme all'amministrazione. La prima azione da fare per quanto riguarda la macchina comunale è recuperare la fiducia della macchina nei confronti della politica, il rapporto della città con la macchina comunale e dare ai dipendenti piena facoltà di dire la loro anche in termini di aspirazioni, capacità da mettere in gioco e volontà anche di partecipare a un nuovo cammino a cui la città si appresta. Un altro slogan che lei usa è una politica innovativa, e ne ha già parlato in qualche modo, e una politica diversa. Che intende per politica diversa? Un'economia diversa. Allora, l'economia diversa è un'economia che si basa prima di tutto sulla realtà delle cose. Non si può fare una programmazione economica senza tenere in considerazione quella che è la situazione della città. Non si può proporre alla città qualcosa che magari in teoria può funzionare, ma quando viene applicato alla realtà del sistema economico non trova quella vitalità necessaria per poter essere valorizzato. Cosa intendo? In una situazione come Pistoia bisogna innanzitutto recuperare l'economia di piccola scala, un'economia basata sulla circolarità, sulle risorse che abbiamo, quindi riconnettere il territorio montano con la città, creare dei percorsi e dei distretti non solo del cibo ma anche di tutte le capacità, io parlo dell'artigianato che Pistoia ha, pensare a quelle che sono le forme più innovative che vanno dalla sharing economy fino ad arrivare a delle economie di business sociale. Questo è un mix di piccole azioni che devono trovare la loro cornice in quelle che l'Unione Europea individua come community-led development, cioè dei tavoli intersettoriali dove il sistema economico si confronta e individua dei percorsi basati sempre sull'eccellenza che creino una competitività assoluta del territorio pistoiese, perché Pistoia ha bisogno di competere. Ovviamente noi abbiamo due punti di forza che sono il vivaismo e i taci, che possono tutte e due contribuire in modo diverso allo sviluppo del territorio. Il settore vivaistico può contribuire e sta contribuendo, è uno dei settori che l'agricoltura in tutta Italia è uno dei settori che ha risentito meno della crisi e il settore vivaistico ancora meno. Ovviamente non si può pensare che sia un colosso in qualche modo sempre vincente, ha bisogno di essere aiutato. Credo che un miglior rapporto tra città e campagna, tra agricoltura specializzata e spazi urbani possa riqualificare anche un'offerta di prodotti vivaistici verso l'esterno attraverso per esempio un sistema di certificazione socio-economico del territorio e verso una produzione sostenibile. Lei ha detto ricollegare la montagna, la campagna alla città. A Pistoia c'è anche un problema proprio di centro storico. Come pensate di affrontare questo tema? Il problema del centro storico deve essere appunto affrontato riequilibrando tutte le funzioni di quel quartiere. È un quartiere, il centro storico è il cuore nevralgico della città. Noi diciamo sempre che noi intendiamo partire dalle periferie, cioè decentrare anche il processo decisionale e ripartire dalle periferie, perché come dice Renzo Piano le periferie sono le città del futuro che lasceremo in eredità ai nostri figli. Ma per noi ripartire dalle periferie significa
significa ripensare anche il centro storico. Il centro storico deve diventare l'elemento di sintesi tra le periferie, un luogo di incontro sano e salubre dove tutte le visioni, le identità della città si incontrano. Bisogna che le varie funzioni vengano ricomposte, riconciliate attraverso un'azione collettiva che mette al centro degli obiettivi comuni, quindi che non penalizzi i commercianti, i residenti, i turisti o le persone che semplicemente usano il centro storico come uno spazio collettivo e comune. Questo può essere fatto, chiaramente dobbiamo affrontare tutta una serie di problemi perché ci sono e sono problemi che spesso... Questo mi viene in mente un altro slogan, rigenerare la città. Per rigenerare la città c'è il grosso problema, il progetto dell'ex ceppo. L'avete affrontato, ne state parlando? Noi ne abbiamo affrontato e dell'ex ceppo non condividiamo assolutamente niente, nel senso che è un progetto che prevede l'alienazione di 21.000 metri quadri di superficie, che già di per sé con l'andamento dei mercati è una scelta assolutamente azzardata. Non è stato portato avanti con nessun processo di partecipazione, cioè non si è chiesto alla città quali tipi di spazi volesse realizzare in quel contesto, non si è chiesto alla città che tipo di funzioni volesse attivare in quel contesto, non si è chiesto alla città quali fossero i bisogni a cui rispondere con la riqualificazione di quell'area. A nostro avviso, e questo fa parte proprio del primo punto cardine della nostra proposta elettorale, che in qualche modo è lo strumento che viene utilizzato per la realizzazione di tutte le nostre politiche, senza partecipazione non è possibile comprendere a fondo quali sono i desideri e i sogni della città che si intende di amministrare. Purtroppo, per l'ennesima volta, abbiamo visto che neanche in questa importante occasione, che è quella della rivisitazione di uno spazio importante come quello del ceppo, si è colta l'occasione di ascoltare la città. Poi ci sarebbe il grande problema, però sarà difficile affrontarlo in questa legislatura, Sulle ville Sbertoli stavo per aggiungerlo come esempio. Abbiamo un altro esempio di difficoltà dell'amministrazione non solo di ascoltare i cittadini ma di essere coerente con se stessa. Per le ville Sbertoli è stato fatto un processo di partecipazione utilizzando dei fondi regionali per un ammontare di 100.000 euro, nel quale si chiedeva ai cittadini cosa volessero in quegli spazi e sono venute fuori tantissime idee, alcune anche realizzabili e molto interessanti dal punto di vista proprio urbanistico. L'unico elemento certo che veniva fornito dal processo di partecipazione era no alloggi, no privatizzazioni. Bene, questa amministrazione ha appena sottoscritto un accordo con la Regione in cui prevede la trasformazione urbanistica di alcuni edifici per la realizzazione di 50 alloggi privati. Mi sembra un chiaro segnale di una grande difficoltà della politica di recuperare quella distanza che c'è tra la voce della città e la voce di chi amministra. Un tema su cui si è dibattuto in questi ultimi tempi è lo sport, attrezzature sportive e impianti sportivi. Voi avete anche un progetto in questo senso, ce lo illustra brevemente? Noi abbiamo un progetto per il palazzetto dello sport, ma abbiamo un progetto che si inserisce in un progetto più ampio per lo sport. Noi pensiamo che in un momento di crisi come questo le politiche debbano essere integrate e orizzontali. Questo vuol dire che se un'amministrazione spende un euro per lo sport, questo euro deve anche interessare il sociale, la cultura, l'ambiente, il verde e la mobilità. Cioè bisogna integrare le politiche in modo da rendere più efficiente la spesa pubblica e da riuscire a valorizzare anche quelle esperienze di eccellenza, di qualità che abbiamo sul territorio in modo tale da poter beneficiare tutta la città. Per lo sport noi abbiamo pensato appunto a un sistema di riqualificazione e recupero di tutti gli impianti, ovviamente fatto con un piano di investimento che non può che essere di medio e lungo periodo. Per il palazzetto dello sport noi abbiamo pensato a una localizzazione di un impianto, di un palazzetto che consenta appunto alla nostra squadra di poter giocare ai livelli in cui è, quindi con un con posti a sedere che superino i 5.000 posti, nella zona dell'Annona, dove praticamente sarebbe possibile riqualificare l'area con un palazzetto a norma.
pensare anche all'inserimento di altri impianti sportivi che recuperino quel ritardo enorme in cui la nostra città versa, perché come ricordo sempre la pallacanestro è in qualche modo sotto gli occhi di tutti, è evidente che abbiamo un grosso problema sugli impianti per la pallacanestro, ma è soltanto il termometro di una situazione che è drammatica. Chi compete lo fa per vincere di solito. Se lei dovesse andare al ballottaggio, se non dovesse vincere, dovesse andare al ballottaggio, a chi chiederà i suoi voti? A chi chiederà i voti? Noi ci rivolgiamo ai cittadini pistoiesi. Noi non con la nostra lista, la nostra proposta elettorale nasce proprio perché noi vogliamo rompere quel sistema di controllo dei voti, quel sistema in cui tutti cadiamo, veniamo consigliati da qualcuno che riteniamo più competente di noi, che ci manda a votare. I cittadini devono conoscere tutti questi candidati, mi rendo conto che quest'anno sarà una gran fatica per gli elettori, perché conoscere il programma di tutti praticamente corrisponderà a leggersi un volume intero, però venite agli incontri, cercate di approfondire qual è l'offerta elettorale e votate chi per voi rappresenta al meglio gli interessi della collettività. Chi mette al centro la città con i suoi problemi? La politica per troppo tempo non si è interessata dei cittadini, non si è calata nella realtà dei cittadini. Con la nostra proposta elettorale sono i cittadini che si calano nella realtà politica, entrano nella realtà politica e portano la quotidianità, i problemi quotidiani dei cittadini dentro il palazzo. Quindi per noi l'appello viene fatto proprio alle persone, ai cittadini e ai singoli.